Adesso, come dire, la mia crisi aumenta, perché la prima difficoltà che ho è che quando parlo, se non scrivo, ma scrivo molto di rado, io mi scelgo un interlocutore Basta niente. e di qua gli interlocutori non sono visibili. Quindi è come se parlassi a me stesso e non è una difficoltà minore. La seconda, certo che l'ente locale e Sturzo sono un grande problema, perché è l'inizio dell'ordinamento della convivenza. Anzi, lui ritiene che l'ente locale è un fatto giuridicamente rilevante all'interno dello Stato, non può essere modificato da norme statuali. Grazie, comincio a vedere. Mi sono chiesto, a differenza di quello che è stato detto poco fa, che io sono stato invitato a parlare, ma di che cosa parlare? No. Allora, io l'ho risolta così e il mio discorso lo farò così. Io sono studente alla Cattolica alla fine degli anni 40 e la curiosità politica mi porta a leggere tutto quello che c'è. E direi che i tre riferimenti principali erano Sturzo, Gramsci e Gobetti. Sì, non dico, avrò letto molti libri, non solo questi tre, però erano un po' il riferimento dell'ordinamento che c'era e che si poteva fare. Cioè c'era una sorta di lettura del passato con la consapevolezza che sul presente si poteva costruire il futuro. E il problema della collocazione di Sturzo, insomma, non è rientrata nella mia riflessione. Sturzo muore e lo celebra Moro, ma Moro lo fa morire nel 1924 come uomo politico ed è già un problema. Ma io memorizzo la lettura di Moro di Sturzo che muore politicamente nel 1924. Poi io sono nella Democrazia Cristiana, credo che fossi vice segretario. Nel 70 vado in Sicilia per far comizi. E quella fu l'epoca della crescita del movimento sociale, per cui io passavo per uno di sinistra, non lo so, io ero la Democrazia Cristiana in un certo verso, non ero un uomo di parte. Andai a Caltagirone e celebro Sturzo fino al 1924. Quindi io sono cresciuto, come dire, con un quadro di queste dimensioni. Poi divento segretario dell'ADC. Non mi chiedete come, perché, ma in quella realtà, che sapevamo tanto dell'eredità del popolarismo sturziano e anche del rapporto tra fede religiosa e politica distinte, come dire, ho approfondito la lettura del pensiero sturziano, soprattutto sul piano della politica internazionale. E racconto agli amici della Democrazia Cristiana di questo mio ripensamento, aggiungendo anche che avrei voluto fare un discorso
dipendimento per il giudizio completo che avevo maturato prima. E una sera andavamo in giro, siamo a Caltagirone, io pensavo che fossimo arrivati là per la cena, e invece mi dicono no, tu alle 9 parli perché avevi detto che volevi parlare di Sturzo. Ma la piazza era vuota, non so chi è stato a Caltagirone, c'è questa specie di mezzo anfiteatro. Alle 9 la piazza è gremita, proprio gremita, e io improvviso il discorso, io parlo a braccio ma non improvviso il discorso, ed ho avuto una qualche difficoltà nell'organizzare il discorso. Qual è stata la mia sorpresa? Che nei passaggi dove la spiegazione era un po' più complessa io avevo il massimo degli applausi, il che significava che nella memoria di quella comunità, di quelle strutture, insomma, è come quelli che ascoltano la musica che conoscono, e dipende da come si suona. Quello ha accresciuto ancora di più la mia curiosità di leggere di questo grande personaggio. Fra l'altro, lui ha risolto un problema che io avevo risolto per conto mio, cioè l'autonomia politica del credente. Insomma, io sono cresciuto quando il mondo cattolico aveva una complessità di rappresentanze, non è che ce ne fosse una, però l'autonomia veniva soprattutto all'inizio fronteggiata da un movimento interno al mondo cattolico, e è cominciato ad aver conflitti a partire dall'università dove ero. Io sono stato all'università cattolica, ma da quando siamo entrati, da quando i comitati civici invadevano, noi abbiamo retto insieme ad altri giovani il confronto e lo scontro con questa parte. E ricordo un giorno il nostro assistente religioso che guidava il collegio solidarizzava molto con noi e mi avvisò che i comitati civici avevano organizzato un convegno, insomma, nella sala più grande dell'università di 300 persone. E noi eravamo un gruppo meno numeroso dei 300 e organizzammo una forma di contestazione molto semplice ma molto, insomma, efficace: lasciarlo parlare e dopo intervenire. Però ci poniamo pure il problema se parlando avesse detto qualcosa che non condividevamo, e fu così. Era il fratello di padre Lombardi quello che disse il referendum poi sul divorzio, e lui, siccome si introdusse dicendo i comitati civici sono una organizzazione permanente all'interno della Chiesa, il dire fu una cosa naturale. Allora lui con molta eleganza disse: siccome siamo persone libere, chi vuole ascoltare si fermi, chi non vuole ascoltare esca. E noi avevamo pure concordato, prevedendo questo rischio, io a quel punto avrei dovuto tirar fuori un guanto dalla tasca, era il segnale che si usciva. E uscimmo lentamente, uno per volta, nella sala, e innanzi a questo poveretto che poi alla fine ebbe un solo ascoltatore. Ma quando chiedemmo al solo ascoltatore perché si era fermato, la spiegazione fu: mi faceva pena, era solo. La conoscenza, il pensiero, la capacità di rappresentare conoscendo il complesso mondo cattolico
è stato uno degli argomenti sui quali la riflessione è stata costante. Secondo, la sua capacità, in realtà lui fonda il Partito Popolare con il discorso di Caltagirone, il 19 gennaio, e non è il discorso, il pensiero che elabora l'ordinamento politico è il discorso di Caltagirone. E a mio avviso, chiedo dopo però agli amici che hanno scritto su questa scelta politico-religiosa di Sturzo, io ho dato una lettura così. La fase precedente, la fase precedente al Partito Popolare, è un complesso dei movimenti cattolici, dove la identità politica libertà ha creato grandi problemi. Non a caso l'eresia era praticata anche da chi poi pensava di non averla, come Murri. Murri alla fine non pensa di fare il partito, Murri pensa di pensare, probabilmente perché il pensiero fosse più forte il rischio minore, e viceversa un pensiero più forte fece il rischio maggiore. Per cui la scelta di Sturzo della fedeltà alla Chiesa, lui è stato cattolico ubbidiente, lui va, emigra chiedendo alla Santa Sede la spiegazione della ragione per cui va. Non è la ragione della libertà religiosa, è la ragione del diverso pensiero politico. E finché è bellissimo, non so se l'avete letto, è la parte, diciamo, di maggiore suggestione della coscienza di una persona. Solo quando ha scritto questa motivazione lui va a Londra. E a proposito di Londra, devo raccontarvi un episodio che mi riguarda. Sturzo a Londra ha un ritratto singolare, molto bello, e questo ritratto lui lo lascia a Sturzo quando sta per morire. Lo lascia a chi? Chiedo scusa, a Scelba. Io con Scelba non avevo un rapporto, insomma, sì, perché quando io comincio a pensare di politica, lui è abbastanza, come dire, quello che usa la celere, e meno male che ha usato la celere con la scienza di dopo, che ha una posizione dura rispetto alle tensioni, soprattutto del mondo cattolico, e nella DC le poche volte che ho avuto possibilità di parlare con lui, soprattutto alla vigilia del centro-sinistra, lo paragonai a Di Rudini. Però quando io divento segretario, vado alle riunioni di gruppo, vedo che una bella intelligenza non inquadrabile nel giudizio frettoloso che gli avevo dato, e la mia sorpresa fu che poco prima che morisse venne al partito e mi dà il ritratto di Sturzo dicendomi: tu lo puoi conservare. Ed è un ritratto molto bello, molto, che io nello studio annusco, Castagnetti, se lo vuoi vedere, perché a Roma ho pensato. Qual è allora, a mio avviso, anche perché ho visto molte cose scritte da noi rispetto a Sturzo, Sturzo compie una sorta di operazione pulizia tra la politica e la dimensione religiosa. Però vorrei che notassimo
Lui sul piano religioso è ubbidiente. Lui non è mai in contrasto con la dimensione religiosa. Lui è autonomo sul piano politico. E quando ho letto in maniera netta di questa sua dichiarazione, mi è sembrata all'inizio più un espediente anziché un pensiero. Però se leggiamo con molta attenzione la storia che ha preceduto il discorso dei liberi e forti e la complessità nel mondo religioso di confondere la fede con la libertà civile, le tensioni sono state molto forti. Nella realtà, soprattutto nella realtà del nord, la presenza del clero, che si è misurata spesso con il problema della libertà, ha creato tensione all'interno del mondo cattolico, fra l'altro configurando un contesto dove il rapporto con la conservazione, cioè con i liberali, da una parte era obbediente alla Chiesa e dall'altra i liberali avevano una posizione non condivisibile. Per cui io dico la mia lettura, ho letto questa distinzione ferma, scelta laica, e per un certo verso la scelta laica sturziana ha liquidato il rischio dell'eresia e quindi ha dato libertà politica al movimento. Dall'altra però la scelta laica non aveva la violenza che poi il marxismo ha introdotto nel rapporto della rappresentanza politica. Non c'era ancora il Partito Comunista. Lui fa riferimento ai socialisti, ma il Partito Comunista non ancora esiste. Del resto, diciamo che la fine dell'esperienza sturziana e l'avvio del Partito Comunista in Italia sono stati paralleli, sono incrociati. Difatti lui, quando parla della laicità della politica, fa l'elenco, ma si ferma ai socialisti. E con i socialisti lui aveva un rapporto, questo anche per definire qual è il limite della libertà politica. Sturzo all'inizio del Novecento sa che c'è uno sciopero di braccianti in Sicilia. Lo sciopero dei braccianti è fatto dai socialisti. Lui va allo sciopero. Però poi spiega ai dirigenti socialisti: io la terra la voglio togliere agli agrari, non ai padroni, agli agrari, ma per darle ai braccianti. Voi la terra la volete togliere ai padroni, ma non si sa con chi ce l'ha. Per cui la lettura dello sturzo conservatore, quasi reazionario, che è avvenuto in un qualche periodo, è un po' non avallata da questa scelta, perché ipotizzando di togliere la proprietà, che poi noi abbiamo incigandito, tutto ciò che riguarda la proprietà si può fare o non si può fare, per Sturzo viceversa era praticabile. Secondo, la sua affermazione sulla libertà di comportamento politico in realtà era giocata tutta all'interno del mondo che esisteva. Quando ho letto, perché in questi giorni poi ho riletto, dovendo fare l'esame stasera, mi sono documentato, la posizione, non dico retrograda, ma certamente non libera, aperta rispetto alla rappresentanza politica di Sturzo, io
probabilmente sbaglio, ma dico la mia opinione, io sono qua per dire una opinione, non per dire la verità, credo che Sturzo abbia forzato sull'autonomia del cattolico in politica, anche perché gli interlocutori non avevano la violenza del marxismo rispetto alla Chiesa, e quindi ha potuto, come dire, affermare quel principio. A differenza di quando lui torna dall'America, insomma, con la memoria di quello che è stato l'avvento del fascismo e con la convinzione che il mercato libero sia il presupposto per la crescita della comunità. Anche qua credo che è presente alla memoria di tutti che altro è la gestione del mercato libero in America, altro è la gestione del mercato libero in altre realtà. Non ci sono gli stessi meccanismi, non c'è la stessa esperienza. Ma io mi sono chiesto, e questo io l'ho dedotto da un rapporto che credo poi abbiamo avuto tutti con De Rosa. De Rosa è stato il collaboratore, credo, principale di Sturzo e credo che sia stato chi poi ha elaborato il pensiero sturziano nella maniera più corretta e più affascinante. De Rosa, con quale io ho avuto un rapporto continuo, mi ha detto che lui avrebbe fatto un solo peccato, perché rispetto alla denunzia di Sturzo su quelli del movimento nostro, Castagnetti, il movimento che avevamo, com'era il nostro movimento? Manco tu. Eh no, questa è grande. Lui coprì, o meglio ridusse, il discorso sturziano su questo gruppo che ha militato all'interno della Democrazia Cristiana, dandone un po' una versione diversa. Ma io lo dico perché ho letto parecchio, ma ho pure memoria del giudizio maturato all'interno della Democrazia Cristiana sul pensiero sturziano. Non a caso Moro lo fa morire il 24. Perché? Perché quando poi alla caduta del fascismo si ridà vita al Partito Popolare, il nome non è più popolare, ma è Democrazia Cristiana, ma il nome non è più popolare perché una quantità notevole di popolari passarono col fascismo. È un po' perché il gruppo dirigente dell'epoca, soprattutto quelli che venivano dalla Fuci, avevano letto più Maritain che altri pensatori. E Maritain fu una suggestione enorme nel mondo cattolico e nel mondo politico, però poi ci fu la correzione anche da parte di Maritain, soprattutto all'interno della Fuci. E devo pensare che probabilmente Moro, quando l'ha fatto morire nel 1924, è perché Moro avvia la sua attività politica, soprattutto in una città come Bari, dove un vecchio popolare, alla caduta del fascismo, insomma, si intestava una grande tradizione politica che questa rappresentanza non meritava. Ma per non creare equivoci, poi se c'è un politico a livello di Sturzo
sul piano dell'autonomia dell'azione politica e nel rapporto possibile con la Chiesa, certamente dopo De Gasperi è stato Moro. Allora, quasi concludendo su questa parte, io lo confesso, probabilmente io ho colto della lettura del pensiero sturziano una grande capacità di gestione del processo politico. L'avvio che dà fa i conti con quello che ha preceduto l'esperienza politica. La indicazione precisa del Partito Popolare di credenti, ma non partito di credenti, perché riguarda la coscienza delle persone, non la dimensione politica dell'appartenenza. E perché verosimilmente, se lui è riuscito a doppiare il passaggio difficile col mondo cattolico, perché il mondo cattolico dell'epoca era un po' più complesso e numeroso di quello che c'è adesso, è una cosa di cui bisogna tener conto. Però, in maniera sintetica questa parte, lui pensa all'autonomia dell'organizzazione della politica, senza condizionamenti. Tra l'altro, è perché la fede è verità, la politica è ricerca. E quindi le cose complesse non sono dominate dalla verifica della realtà. E secondo, per mantenere all'interno della Chiesa una forma della politica che non fosse subalterna al comportamento di chi era vicino ai liberali. Insomma, c'è una fetta notevole di impegno nella Democrazia Cristiana che il raccordo con i liberali poi li porta anche alla subordinazione alla gerarchia. Per cui, concludendo questo pensiero, io credo che Sturzo va visto come il massimo dell'intelligenza nel momento in cui un credente si misura con l'organizzazione della libertà delle persone. La società libera, che non è antireligiosa, perché non è una cosa da poco, rispetta la convinzione religiosa della persona, ma sul piano dell'ordinamento garantisce la libertà di tutti. Perché la libertà politica è una ricerca, non è un riferimento alla verità. E lo fa con una convinzione enorme. Io mi sono sempre posto il problema di come, perché anche noi abbiamo attraversato qualche momento di conflitto con il mondo cattolico, però conservare l'autonomia e dall'altra il rispetto alla subordinazione del mondo cattolico non era una cosa semplice, solo lui lo poteva fare. L'ho detto prima e lo ripeto e poi chiudo su questa parte. Per chi l'ha letto lo richiamo, per chi non l'ha letto un invito a leggere il libro che lui pubblica, che riguarda la trattativa fatta con la Segreteria di Stato prima di andar via come esule, è di una bellezza enorme, ma anche di una grandezza della persona che è difficilmente. Noi credo che leggiamo la posizione di Sturzo, che viene in Italia con quello che è stato il Partito Popolare. Il ritorno, insomma, è stato leggermente ritardato, se non ritardato. La sua posizione rispetto alla organizzazione dell'equilibrio politico è notevolmente diverso da quello che lui aveva vissuto, ha portato ad una lettura storica, ma direi che nella narrazione di De Rosa acquista una nuova considerazione, e De Rosa non inventa
il suo pensiero, De Rosa registra il suo pensiero. Per cui, confesso il mio limite, io divento per un certo verso molto curioso del pensiero sturziano all'epoca in cui il rapporto della politica in Italia era diverso, la posizione dei comunisti era, insomma, io ero dentro quella forma di dialogo senza confusioni, senza rischi, senza limiti alla libertà della Chiesa. E fra l'altro, la Democrazia Cristiana si trova su un equilibrio politico notevolmente diverso da quello che era Sturzo. Nel dopoguerra l'equilibrio politico del paese si fa con riferimento alla posizione politica della sinistra, insomma notevolmente consistente, e con la quale la lotta diventa, come dire, quella dello scontro, non quella del dialogo libero. E credo che De Gasperi, in fondo, che quello sturziano più prestigioso anche all'epoca di Sturzo, conserva alcuni principi. E, quando c'era tensione nelle campagne, De Gasperi fa la riforma agraria in 2 mesi. Dà l'ordine di farla, non discute come farla, dà l'ordine di farla. E quelli che allora erano i tecnici e che fanno le proposte, poi come tutti quelli che studiano la tecnica sono costretti a volte a cambiare pensiero, perché la tecnica è uno strumento e non è la verità. Però con De Gasperi la Democrazia Cristiana introduce sul piano della dimensione politica il principio di solidarietà tra i popoli. Cioè, già prima col Partito Popolare c'era il rapporto con gli altri democratici cristiani, e però nel dopoguerra la Democrazia Cristiana acquista un impegno a costruire la solidarietà in Europa in maniera notevole. All'inizio la Comunità Europea si poteva fare senza la Germania e De Gasperi impedisce che si faccia senza la Germania, distinguendo il pensiero dal popolo. Secondo, ma questo era anche il pensiero sturziano, il processo di integrazione europea non portava alla cancellazione delle diversità popolari, portava alla diversità dell'organizzazione dell'agire comune. Era quasi profetico rispetto al futuro. Non a caso questo ci sfugge, e noi abbiamo realizzato nel dopoguerra, attraverso passaggi delicati, successi pieni, successi parziali, però siamo andati verso una forma di costruzione della comunità. E qua non voglio sbagliare: mentre Sturzo ha pensato alla comunità come principio, De Gasperi per un certo verso ha vissuto la complessità delle comunità. Lo dico perché io volevo andare a parlare di De Gasperi e lui me l'ha sempre impedito. Sto scherzando, è un modo per salutarti. Non... Riferimento perché? A Dell'Ai, che è stato sindaco e governatore. Perché quando De Gasperi fa l'accordo De Gasperi-Gruber, mica quella decisione passò in maniera tranquilla qua, mentre sul piano internazionale quella decisione è passata con grande rispetto. Io, quando ero segretario della DC, avevo la dignità di capo di Stato e di Governo, per cui andavo ogni anno in America ed ero ricevuto, incontravo. Ricordo, era l'87, andai ad un colloquio con
con i senatori, e un senatore di origine ungherese disse: solo l'Italia adesso ha la possibilità di capire la complessità del resto dei paesi, del resto dell'Austria, perché l'Italia è il paese che rispetta le comunità, e questo era dovuto al patto De Gasperi-Gruber. Più Sturzo non pensa, come dire, alla pluralità nazionale, Sturzo pensa ad una sorta di processo graduale, per cui la libertà e l'autonomia dei comuni e l'integrazione europea. Questo c'è, questo è chiaro. E purtroppo questo percorso, che è stato avviato tra tre democratici cristiani, no? Che è continuato, che era arrivato sul punto di chiusura, in realtà ha incrociato un rallentamento inspiegabile, ma inspiegabile non nel senso della possibilità, ma dei comportamenti. Per quale ragione? Io non ho avuto, come dire, curiosità per la politica estera, non mi sono occupato di politica estera come mi ero occupato di altro, però ho fatto un'esperienza di governo sul piano della politica internazionale, insomma, che mi ha fatto portatore, per la formazione che avevo, di un processo che l'Europa aveva portato avanti e nel momento in cui si stava concludendo rischiava. Quando io sono Presidente del Consiglio, c'erano le riunioni di capo di Stato e di Governo, e allora il Presidente tedesco nostro propone l'introduzione della moneta unica, che ha creato problemi, letture sbagliate. Questo è un po' come la scelta di Sturzo, come dire, nei rapporti col mondo cattolico. Lui dice: la Germania al centro dell'Europa è un rischio per l'Europa. Per evitare questo rischio bisogna inglobare la Germania nel contesto di solidarietà tra i paesi europei, perché se rimane sola è un rischio. Perché io mi sono soffermato su questa parte? Per dire che questo pensiero è la continuazione del pensiero sturziano. Lui ha un'idea, all'origine è quasi il mondo, anche perché il mondo era più piccolo, però è chiaro che il suo comportamento mirava all'autonomia dei comuni, cioè i comuni esistono prima dell'ordinamento giuridico, però l'ordinamento internazionale è funzionale, come dire, alla pace tra i popoli, non al rischio della guerra tra i popoli. E se pensiamo che ci siamo impantanati là, un po' perché quelli che dovevano accelerare non hanno avuto la forza di farlo, e quelli che volevano fermarlo in realtà si sono fermati sull'impantanamento, non riuscendo a capire le conseguenze che l'impantanamento comporta. E adesso chiudo. Vorrei dirvi un'ultima riflessione per quanto riguarda la Democrazia Cristiana e il Partito Popolare. Io sono stato in Unione Sovietica e nell'incontro avuto con Gorbaciov all'inizio, insomma, ci furono due richieste alle quali non risposi, perché nella mia memoria scattò più il servizio della religione alla politica anziché la prospettiva della evoluzione dei rapporti in Europa.
perché mi chiese di, come democristiano, di pigliare un'iniziativa, io non risposi. Non risposi perché mi sembrava quella dei sacerdoti che pigliavano iniziative in realtà a favore dell'Unione Sovietica. Però si verificò un episodio. Ci fu una manifestazione a Bolshoi. Io capii che alla moglie di Gorbaciov piaceva la musica napoletana e nell'intervallo le chiesi quale fosse la canzone che gli piaceva, perché le canzoni napoletane erano migliaia. Lei arrossì, ma non mi rispose. Ma allora capii, insomma, che c'era una spiegazione della curiosità della canzone napoletana. Solo che alla fine della manifestazione Gorbaciov mi dice: aboliamo il protocollo, io vengo con lei, mia moglie va con sua moglie. E lui si mette in macchina, si distende e comincia a canticchiare Dici in cielo buio. Allora io capisco che la canzone era una canzone napoletana. Per cui a quel punto, diciamo, visto la riflessione confidenziale, io gli dico: lei mi ha chiesto di prendere un'iniziativa politica dei democristiani dell'Europa occidentale, ma non tutti i partiti democristiani sono uguali. E lui mi dice: ma io questo lo so, quando parlo di democrazia cristiana io parlo della democrazia cristiana italiana. E lo voglio dire a tutti noi, questo è agli atti, è scritto. Nell'ultima riunione del Partito Comunista dell'Unione Sovietica la proposta è di fare un partito come la democrazia cristiana italiana. Poveretto, non c'è riuscito, ma voleva farlo, è il secondo sturzo. Allora, concludendo, è lunga, No, perché? Beh sì, no, dico, credo che sia lunga. Concludendo, io credo, anche guardando gli amici presenti, che questa iniziativa della celebrazione di un grande personaggio, che è stata libera, voluta, non ci sono stati, come dire, contrari, stamattina sembrava insomma una raccolta di democristiani pentiti, io ragiono così, e può darsi che sbaglio. Le novità che non vanno non sono un pensiero che sostituisce il pensiero popolare, e che il pensiero popolare si è oscurato ed emergono le cose non buone. Allora il problema dello scontro sul piano della democrazia in Italia non basta fronteggiando il nemico, ma riducendo lo spazio del nemico. E il solo modo per ridurre lo spazio degli stupidi non è ripetere le canzoni che gli stupidi fanno in questo periodo. Grazie.